Mesi e mezzo in mare, il navigatore solitario Gian Biagio Mulas è rientrato in Sardegna con la sua imbarcazione, accolto dai suoi tanti amici. Sentiamo Marco La Picca. È partito lo scorso 2 ottobre dal molo di Susico a Cagliari, dopo 9 mesi di mare toccando San Salvador Bahia in Brasile, è rientrato con la sua imbarcazione, Ulisses Quarta, di 12 metri. Gian Biagio Mulas, ex pilota, non è nuova questa iniziativa, ma questa volta ha battuto il suo record personale, rimanendo in acqua parecchi mesi e visitando le isole della Martinica, antigue, poi facendo ritorno attraverso l'Oceano Atlantico, verso la sua terra, passando per la Spagna, lo Stato di Gibilterra e puntando verso Cagliari. Un viaggio ricco di incontri programmato da tempo per Mulas, che ha voluto affrontare dopo un breve periodo di preparazione. Gian Biagio Mulas ha rimesso piede in Sardegna ieri mattina, poco prima delle 12, ancorandosi nel porticciolo di Susicu, dove lo attendeva l'anziana mamma. Con lei un lungo e affettuoso abbraccio e gli amici, molti dei quali radioamatori, che lo hanno seguito in questa sua avventura in mare. Mulas era visibilmente emozionato per l'accoglienza ricevuta al molo e, appena ormeggiato, ha stappato una bottiglia di spumante per festeggiare il rientro nella sua amata isola. Grazie, grazie, grazie.